Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con Basket Time, una ottava giornata di ritorno, quella che arriva il prossimo weekend, importante per il Basket Club Cirignola contro la Matteotti Curato. Dunque la Serie D regionale si appresta a vivere la conclusione della prima parte della regular season per affrontare poi i playoff che saranno sicuramente molto più combattuti ed intensi. I gialloblu di Beppe Bozza dopo la vittoria ottenuta lo scorso weekend contro la Fortitudo Trani per 83 a 73, vogliono superare l'ultimo scoglio, quel Matteotti Curato che insieme ai tranesi tra il girone di andata e l'attuale girone di ritorno hanno dato delle filo da torcere alla formazione ofantina. Sentiamo come vive la vigilia di questa sfida uno dei giocatori di punta del VK Club Cirignola, Stefano Poti. Stefano Poti, la bella vittoria contro la Fortitudo Trani vi ha consentito di andare in fuga solitaria, il campionato è ancora lungo, o quasi, almeno per la prima fase, e adesso vi attende questa bella sfida a Curato. Beh, sicuramente sarà una partita difficile. Veniamo da un momento ottimo, i risultati sono dalla nostra parte, stiamo lavorando bene, quindi sappiamo che sarà sicuramente una partita difficile sabato, perché comunque Curato è la terza, diciamo in questo momento, la terza classificata del campionato. Se non sbaglio, giocheremo comunque davanti a un pubblico molto caloroso, quindi il fattore campo magari potrà in qualche modo metterci un po' così in difficoltà, ma comunque noi da oggi inizieremo a lavorare anche su questo e arriveremo sabato preparati. Senti Stefano, la bella vittoria contro la Fortitudo Trani è stata bella soprattutto anche per l'intensità che ci avete messo, perché i tranesi proprio anche all'ultimo quarto erano quasi vicini a voi. Sì, comunque sapevamo che sarebbe stata difficile. Comunque Fortitudo è un'ottima squadra, allenata bene, giocano insieme da diverso tempo, quindi comunque sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. A mio avviso siamo sempre stati sotto controllo, alla fine comunque abbiamo vinto con uno scarto di 10 punti, quindi tutto sommato va bene così. Grazie Stefano. E ricordiamo il quadro completo di questa ottava giornata del girone di ritorno che prevede sabato Matteotti Curato VK Club Cirignola, domenica poi Sveva Lucera Olimpia Rutigliano, Cosoboggia Fortitudo Trani, Juve Trani Barletta, Pedriciana Altamura contro Fasanova. Anche ricordato che proprio oggi, se non ricordiamo male, la Fortitudo Trani deve recuperare una partita di campionato che non si era svolta lo scorso 6 febbraio. Bene, detto questo, passiamo adesso al campionato di Serie B nazionale che ha visto nella sua giornata di ritorno, esattamente la numero 4, importanti successi. Innanzitutto la capolista cestistica San Severo che è andata a vincere sul terreno della Matoni Pescara, seconda posta del campionato, con il punteggio di 75 a 71. E di ciò ne ha approfittato il Lions Basket Bisceglie di Gigi Marinelli che è andato a espugnare il terreno del Civitanova Marche per 87 a 72, posizionandosi al secondo posto e raggiungendo così anche la Janos Fabriano, che invece a sorpresa è stata sconfitta in casa dopo la di Chieti per 70 a 67. Andiamo a rivedere tutti i risultati della giornata di domenica scorsa. Pescara cestistica San Severo batte Pescara 75 a 71, Nardò Giulianova 67 a 65, Teramo Porto Sant'Elpidio 69 a 57, a Camp Curato batte Gobbo Campli 84 a 70, Civitanova Marche Bisceglie Lions batte Civitanova Marche 87 a 72, a Fabriano Chieti batte Fabriano 70 a 67 e poi ad Ancona la Mosconi Ancona batte Catanzaro con il punteggio di 76 a 59 per una classifica che dice sostanzialmente che la cestistica San Severo è in testa con 36 punti, 10 punti di vantaggio su Amatori Pescara, Chieti, Lions Basket Bisceglie, Janos e Fabriano, più 12 nei confronti di Semigallia a quota 24. Per quanto concerne invece il prossimo turno di campionato, con cestistica San Severo che ospita Civitanova Marche, Lions Basket Bisceglie che ospita Semigallia, partita veramente da non perdere al Paladolmen,
Poi per le altre formazioni pugliesi, Nardò in trasferta a Chieti, mentre Corato ospita Ancona. È tutto per questa edizione di Basket Time. Il nostro appuntamento torna come sempre giovedì prossimo alle 13 per la cronaca della partita del Basket Club Cirignola. Vi diamo appuntamento come al solito al nostro TG sportivo Sport Report domenica alle 13:30. L'informazione di Speciale News Web 24 invece torna con il telegiornale stasera alle 19. Buon pomeriggio e a più tardi.